Grazie a tutti. Ho qualche anno che non faccio più presentazioni perché volevo offrire al pubblico un formato diverso da quello standard, tradizionale, anche in considerazione del fatto che il pubblico è venuto qui, ha chiamato la babysitter, dove parcheggiare, e quindi poi si trova a sentire uno che parla della sua ultima fatica letteraria con sguardo pensoso magari. E poi nel passato ho avuto anche dei piccoli shock, come dice Renzi, dei shock. La prima volta che andai a una presentazione nel 1990 a Galassia Gutenberg, alla fiera del libro napoletana, partenopea, c'era uno scrittore che presentava un altro scrittore, eravamo pochi in sala, ebbene lo scrittore che presentava raccontò tutto il libro, proprio tutto, per filo e per i movimenti psicologici, i passaggi. Pensate che il libro finiva con un PS, e questo raccontò anche il PS. Alla fine lo scrittore collassò proprio sul tavolo, così, e due persone dietro a me dissero in napoletano: "E mo sto libro chissà catta". E io pensai, giustamente. Un'altra volta invece, in una piccola città di provincia, sempre del sud, venne un preside di una scuola a presentarmi. E va bene, parlò bene del mio libro, ma usò delle metafore molto pompose. Per esempio, paragonava la mia scrittura a una nave che manda segnali Morse nell'aria. Io pensavo, beh, bello, però che c'entra? Soltanto dopo capì che non solo aveva sbagliato libro, ma aveva sbagliato autore. Cioè mi aveva confuso con un altro Antonio Pascale, che in effetti aveva fatto un libro molto bello che si chiama La nave e gli ultimi marconisti. Ecco dove veniva la metafora. Autore di quale poi sono diventato anche molto amico, l'ho chiamato, ci siamo parlati, e credo che una volta lui abbia vinto un premio al posto mio, ma questa poi è un'altra storia, va bene. E, però due parole sul libro le voglio dire. La foglia di fico è un'indagine sulla condizione umana, così affascinante e così fragile allo stesso tempo, ma vista attraverso le piante, perché le piante stanno qui prima di noi e perché per motivi fisiologici, cioè della fisiologia delle piante, sia per motivi simbolici, contengono appunto molte storie. Gli uomini hanno affibbiato alle piante dei simboli. Sono simboli ancestrali, elementari, semplici, ma molto efficaci a raccontare proprio la natura umana, la nostra natura umana, la nostra condizione umana. Faccio un esempio, il cactus, per esempio, per ragioni di propria fisiologia, riesce a vivere in ambienti estremi, cioè non vive niente in quell'ambiente se non il cactus. Quindi ti chiedi, ma perché vuole vivere il cactus in quella? Perché ci trova nel deserto il cactus? Perché? E quindi diventa un simbolo, per forza di cose, il simbolo dell'indipendenza, dell'autonomia. Indipendenza e autonomia che noi cerchiamo. Pensate che a volte alcune specie di cactus, di opuntia, riescono a prendere l'acqua dalla nebbia. È una cosa meravigliosa. Se guardate in time lapse le immagini della nebbia che si avvicina al cactus, vedete come le spine formino dei binari lungo i quali le gocce d'acqua si mettono come dei vagoni uno dietro l'altro e vengono assorbiti dal cactus. Quindi l'indipendenza proprio fatta vegetale, fatta persona, ma è anche simbolicamente il peso dell'indipendenza, cioè il peso della solitudine. Ditemi se non c'è un simbolo più moderno per raccontare la contemporaneità. Cerchiamo indipendenza, autonomia e patiamo a volte l'indipendenza e l'autonomia. Il ciliegio ha come simbolo il desiderio, cosa di più bello di un ciliegio fiorito o delle fronde di ciliegio che cadono dagli alberi, quante canzoni napoletane dedicate all'amore sono state introdotte dalle ciliegie, hanno raccontato le ciliegie, quindi è il simbolo del desiderio, ma il desiderio è anche una brama di possedere qualcosa, di spogliare quel qualcosa, di occupare il territorio, farlo proprio, ed è un simbolo dell'amore,
non siamo ancora riusciti a togliere dall'amore l'idea del possesso. Sei mia, sono tuo, tutta la vita insieme, quel segno lì, quel desiderio di stare sempre insieme a me, anche però l'incastro che crea immobilità, crea appunto il senso del possesso. Quindi ho costruito su 10 piante, che tutti bene o male conosciamo, appunto il tiglio, il faggio, il cactus, il ciliegio, il pino poi è il simbolo dell'immortalità, perché si sviluppa lentamente, fa l'amore lentamente, la riproduzione sessuale dura 20 anni, pensate che il modo di fare l'amore dura 20 anni, e attraverso questi simboli ho costruito 10 storie, e 10 storie hanno un unico protagonista che sarei io, che guarda le piante e ricorda delle storie, quindi dalle piante vengono fuori dei personaggi. Dovrebbe essere un'autofiction polifonica, nel senso che io ci sono, ma sono disparte, sono un narratore che guarda e racconta queste storie. L'ultima cosa, l'andamento del libro non è quasi mai cronologico, quindi se lo leggerete non c'è la cronologia, cioè non è che da A segue B, c'era una volta e poi successe questo, perché un po' siamo abituati a sentire le storie in questo modo e anche a raccontarle, però è un modo molto irrealistico. Non funziona così, diciamoci la verità. Quando i ricordi vengono in superficie, spesso sono spezzettati, ci sembrano non cronologici, non lineari. Quindi il libro procede per una suggestione interna, sono le ondate dei ricordi che salgono su. Insomma, come dire, è un po' una nave che dal mare lancia i messaggi MOS, quindi questo critico forse alla fine ci aveva pure ragione. Va bene, non facendo le presentazioni, non parlerò più del libro, ma non leggo neanche un racconto, perché i racconti vanno letti in camera quando uno ha voglia. Racconto un racconto, quindi quello che racconto è una traduzione orale di quello che è scritto. Quello che è scritto è meglio di quello che racconto, va bene. E questo racconto che racconto si chiama Il Faggio. E qui abbiamo un sacco di faggete che andranno dietro di me. E mi ha detto di guardare anche in alto ogni tanto, perché è stato costruito in modo che tutta la sala assomiglia a un bosco e quindi le piante si prendono lo spazio. Poi le cose preso un'altra piega. Ma all'inizio c'erano soltanto questi faggi. Io da 45 anni ho una casa a Bocca della Selva, sul massiccio del Matese, e Bocca della Selva è nel cuore della faggeta, quindi si può dire da subito che il mio cuore, da quando ero piccolo, è vicino ai faggi. Voi dovete vedere cosa sono i faggi, soprattutto in autunno, altro che il Central Park di New York. A parte che le foglie cadono lentamente, con un fruscio delicato, e poi formano un sottobosco, come un tappeto. Ma questo tappeto d'autunno è di color rame, perché i pigmenti della clorofilla nel faggio pian piano si ritirano e lasciano posto a zuccheri ed altri pigmenti, che sono rossi. Quindi i faggi diventano rossi. Si chiama il foliage. C'è un altro aspetto dei faggi molto bello, e sono quelle nebbie che vengono fuori dalle chiome dei faggi, perché i faggi sono una macchina, una pompa d'acqua, assorbono molta acqua e poi la rilasciano sulla chioma. E ogni volta che li vedo penso a questa nebbia e mi dico, ma sarebbe bello quando me ne andrò, quando mi farò la cartella e me ne andrò all'alto mondo, sparire come questa nebbia sulle chiome dei faggi e poi pian piano andar via. E all'inizio, prima che le cose prendessero un'altra piega, c'erano i faggi e c'era mio padre. Mio padre è uno specialista dei faggi. Mi piace tanto salire sui faggi. E quindi io me lo ricordo all'inizio dell'estate, quando andavamo in montagna, che guardavo i faggi. Dopo un poco prendeva una corda e si zampicava sul faggio. In genere smadonnava, non so, diceva delle maledizioni, e poi vedeva all'improvviso, come per magia, come in un cisco, comparire un'altalena che aveva montato lui.
poi scendeva giù e spariva, andava a funghi, a porcini, insomma non lo vediamo più fino alla sera. Grazie a queste altalene io ho cominciato a conoscere anche i fagi perché mi dondolavo. E c'era un amico che diceva sempre: ma il problema non è tanto la salita, il problema è la discesa. E si chiamava Roberto. Lo chiamavamo un filosofo, perché questo sapeva tutto di tutto. Cioè, gli chiedevi una cosa, dopo un po' spariva, tornava e ti raccontava tutto quello che avevi imparato, seduto a stante sulla cosa. Era lui che ci parlava dei faggi, ci diceva come erano i faggi, che animali stavano nel sottobosco, le fagiole, cioè i frutti del faggio, come si potevano mangiare. E insieme a Roberto e ad altri due amici, noi cominciammo a salire sui faggi. In genere facevamo la gara a chi saliva più in alto e in genere ci insultavamo, dicevamo poche cose, tipo scemo, stronzo, non si riesce, sei ricchione, cose così. Ma la più brava a salire sui faggi, la più brava ad andare sull'altalena, non era Roberto il filosofo, non ero io, non era Corrado e Enzo, era Alba, una ragazzina con i capelli corti, con la frangetta, gli occhi molto vivi, luminosissimi, vivi, spigliata, simpatica, napoletana. E lei era bravissima a volteggiare sull'altalena, mentre noi stavamo seduti, lei stava in piedi, faceva dei volteggi che per pochi gradi non faceva il giro della morte, ed era quella più brava a salire appunto in cima ai faggi e a incidere le sue iniziali. Io non ero così bravo perché appunto mi mettevo un po' paura di salire e quindi spesso restavo terzo o quarto in classifica. E la montagna, dovete sapere che è un posto molto particolare perché almeno dove stavo io c'era una bellissima vallata, quindi saliamo sul faggio, noi guardavamo tutta questa meravigliosa vallata verde e vedevamo poi pian piano, quando si avvicinava l'autunno, quindi finiva l'estate, questa vallata farsi verde, gialla, poi rossa. Comunque l'estate dell'81 fu molto bella perché eravamo noi quattro, io, Alba, il filosofo, Corrado e Enzo, e facevamo le scorribande che fanno tutti i ragazzi, accendevamo i fuochi, andavamo in giro, salivamo sugli alberi, andavamo sull'altalena e tutti dicevano in giro: mamma mia che banda, tre ragazzi non sanno neanche di una parola, una femmina che parla un mezzo maschio e un filosofo. E un giorno, prima che le cose prendessero un'altra piega, ci trovavamo su un albero, su un faggio appunto, e a un certo punto, verso il tramonto, che è un'ora molto strana della montagna, perché la luce che fino a prima ha invaso la montagna si ritira e la montagna diventa livida, viola, e poi all'improvviso è buio, è quasi come se la montagna volesse farti un annuncio, sta per accadere qualcosa, l'estate sta finendo, la montagna è sempre in anticipo sui tempi, cioè ti dice fra poco finirà e inizierà la nuova stagione. Bene, mentre guardiamo questa luce che scemava, arrivò Alba e la vedemmo passare sotto, proprio sotto il faggio, e si accovacciò vicino al tronco. Altre volte l'avemmo chiamata, l'avemmo fischiato, invece stavamo zitti. Lei si calò i pantaloni e fece pipì. Noi restammo immobilizzati. Appena lei se ne andò, ci guardammo, cominciamo a dire: faccia tu cazzo, hai visto? Hai visto? Tieni i peli! Hai visto la picchiacca? Insomma, cambiammo idea su Alba. Si era sembrata improvvisamente una ragazzina. E la guardammo in un modo diverso, ma poi l'estate finì e andammo tutti quanti via. L'anno successivo, se era appunto fine 81, appena arrivò Alba, notammo che era diversa, più aveva le forme, nessuno prima l'aveva notato. Sembrava molto più bella,
di quanto fosse l'anno prima. E niente, cominciamo a stargli dietro. Volevamo far qualcosa con lei. E lei disse subito: ragazzi, quest'anno voglio giocare a scopone scientifico. Perché c'era un torneo che si faceva a Bocca della Selva, avevano organizzato gli adulti, grandi, un torneo grande, poi erano come me in questo, a 55 anni, comunque avevano organizzato in una villa e lei voleva partecipare. Quindi disse: chi vuole fare coppia con me? Io all'epoca non avevo visto il film di Moretti, Ecce Bombo, dove c'è il personaggio Vito che dice: non mi metterei mai con una donna che sappia giocare a carte. Io invece mi piaceva Alba e volevo mettermi con lei, quindi mi proposi, disse: faccio coppia con te. Facemmo coppia e facemmo delle prove di scopone scientifiche. Una sera eravamo a casa di questo mio amico Corrado, facemmo una mano, e all'inizio andò bene, ma sul finale io feci degli sbagli incredibili, o meglio, non mi ricordo che sbaglio feci. Quello che mi ricordo è che Alba cominciò a gridarmi contro, mi disse: ma uno scemo come te, io non l'ho mai visto, ma sei proprio scema, avevo sbagliato tutto. E me lo disse in maniera così violenta, e tutti cominciarono a ridere accanto a me, che io fui quasi scioccato, tant'è vero che mi ricordo ancora oggi la scena, la luce che c'era quel giorno, mi ricordo i ninnoli che la mamma di Corrado aveva sul camino, mi ricordo che c'erano due funghi porcini sul tavolo, mi ricordo tutto questo, ma se fosse accaduto 2 minuti fa, e mi misi a piangere, ma trattenne le lacrime e me ne scappai buttando le carte. Arrivai singhiozzando a casa, sperando di trovare un po' di solitudine, e c'era tutta la mia famiglia e tutto il parentame che mi aspettava, tra cui due vecchie zie zitelle, basse, tacchiate, con gli occhiali, che appena mi videro mi disse: t'ha fatta piangere una femmina, eh? E dissi: no, semmai sono io che faccio piangere le donne. Disse le zie zitelle, mentre il mio zio, che aveva fama di playboy, disse: bravo, mi raccomando, fare sempre piangere tu, è femmina. Da quel giorno il gruppo, qualcosa si ruppa, almeno io non andai più nel gruppo perché avevo vergogna e neanche loro pare mi volessero più. E facevo sempre una cosa, mi ricordo che ascoltavo Franco Califano, avevo una cassetta di Franco Califano e me l'ascoltavo in macchina da solo. Franco Califano mi sembrava un tipo che faceva piangere le donne, quindi volevo un po' imparare da lui. E va bene, però accadde che un giorno, mentre cantavo una canzone di Califano da solo in macchia, sentì bussare, erano tutti gli amici, tra cui Alba, e mi disse: vabbè dai, vieni con noi un'altra volta. E quindi mi ripreso nel gruppo. E andammo a vedere il torneo, perché Alba aveva fatto coppia col filosofo, ovvio. Il filosofo era l'unico che conosceva tutte le carte, si ricordava le mani benissimo, e non aveva nessun problema. E infatti questi due quindicenni scalarono la classifica, ma fecero una rimontata incredibile e vinsero il torneo. Alzarono la coppa. Alba e il filosofo, Roberto si chiamava il filosofo, erano raggianti di felicità. Alzarono questa coppa e mi ricordo che Alba dette anche un bacio in fronte al filosofo. Il filosofo è un tipo un po' buffa, aveva un tirabaci in fronte, stava sempre un po' ingobbito così, preso una posizione detta. A quel punto l'estate stava finendo e pensammo: oh, qualcuno di noi deve fare qualcosa con Alba, cioè per forza. E mentre cercavamo una strategia, ecco che arriva Franco Califano, Sergio, uno che prima non lo conoscevamo. Ragazzo napoletano, stessa età nostra, 15 anni, ma guidava già la macchina, molto sbuffone, spavaldo, molto bello, capelli neri, occhi neri, parlava linguaggio da strada, non si faceva mettere sotto da nessuno. A noi che avevamo cominciato a scoprire i giornali pornografici, beh, ci prendeva in giro, ci diceva: ancora pesci in mano state, con un termine molto volgare, ma insomma dava l'idea di persone che non avevano rapporti con le donne. Cominciamo un po' a temerlo, perché questo, a parte che picchiava tutti, ma conquistava molte ragazze. E siccome lo temavamo, cercammo di stare vicino, di fare gruppo con lui. E quindi diventammo un gruppo più esteso,
sempre noi quattro, con Alba, più Sergio, Franco Califano. E una volta andammo sul Monte Mutia, che è una serie di tornanti fino alla cima, in macchina con Sergio che guidava. 15 anni non poteva guidare, ma lui guidava lo stesso. E il filosofo disse, una volta arrivati sopra, ma il problema non è la salita, il problema è la discesa. In effetti, quando cominciò a scendere, Sergio non riusciva a fare quel bene. A un certo punto si allargò e stavamo per finire in un fosso. E Sergio ebbe uno scatto d'ira e disse al filosofo che era una seccia, cioè che portava male e che doveva andarsene dalla macchina. E disse: vattene dalla macchina, scimmia questa macchina. E poi ci guardò noi lo specchietto del televisore e disse: chi vuole scendere, può scendere. E praticamente c'era soltanto lui, noi non scendemmo, rimanemmo con Sergio. E io ricordo la figura del filosofo che stava così appunto, cercava di rincorrere questa macchina, ma Sergio niente, molto sbuffone, se ne andava finché Alba gli toccò la mano e disse dai, e lui frenò, e lo fece entrare. Arrivò la festa del 13 agosto, il clima stava cambiando, in montagna campa prima, andammo in discoteca, tutti quanti noi, c'erano anche gli adulti, e a un certo punto accadde che venne fuori dallo stereo la canzone di Dio, Amore solitaire, una canzone che andava di moda negli anni Ottanta, e Alba prese a ballare questa canzone. La ballò veramente bene, si muoveva benissimo, e noi non avevamo neanche il coraggio di avvicinarci a lei che ballava. E c'erano le luci stroboscopiche tipiche degli anni Ottanta, quindi si vedeva a tratti. Io ricordo Sergio che si avvicinò lentamente ad Alba e a un certo punto le stampò un bacio in bocca. Lei si ritrasse un po', avevo il bicchiere in mano, Coca-Cola mi cadde e sentii una fitta di gelosia. Mi girai, c'erano tutti i miei amici con la stessa fitta di gelosia. Io pensai, l'ha baciata o non l'ha baciata? Perché non può amare Sergio Alba, è un omanesco, arrogante, prepotente, un po' buffoncello, che ci troverà in lui, ma l'ha baciata o non l'ha baciata? Non avemmo una risposta, perché a un certo punto Sergio venne da noi e ci disse, io, ma sto filosofo, ma quanto è scemo, ma perché non uscitate un po', perché non lo svegliate un poco? Decidemmo di svegliare il filosofo. Credo che fui io, adesso sono passati tanti anni, non è che mi ricordo bene chi fu, ma forse fui io. Forse fui io a dirgli, vabbè, ma ti sei accorto no che Alba lo sta con te? Ma perché non le fai la dichiarazione, scusa? Ci sta. E gli altri dissero, sì, sì, guarda così, ma non ti accorgi, guarda. Quando avete vinto il premio, lei guarda sempre, avete alzato la coppa insieme, ti ha pure baciato, fagli la dichiarazione. Ma quando? Ma no, non è vero, ma fidati. Facciamo il falò domani, che è il 15 agosto, andiamo a vedere stelle, a un certo punto la chiami, la porti sotto il faggio e fa la dichiarazione. Organizziamo questo falò, dove ognuno portò qualcosa e io portai il carbone, anche Alba portò il carbone da faggio appunto, organizzammo il falò, c'era la chitarra e il filosofo venne con una maglietta Lacoste bianca, completamente bianca, si era messo in tiro e a un certo punto della sera ti facemmo senno e lui portò Alba sotto il faggio che stava vicino al rifugio e mentre faceva la dichiarazione sul più bello noi tutti che eravamo acquattati puntammo, dicemmo, è scemo, è uno scherzo. E battemmo una mano sulla spalla, sporca di carbone, e praticamente gli sporcammo tutta la camicia bianca, diventò nera. Poi ce ne tornammo, mi sembrava che fossimo tutti contenti, in fondo, era stato uno scherzo. L'estate stava finendo, Alba con sé, pare, non si fosse messa, e Roberto aveva reagito bene allo scherzo.
Mattino dopo era nuvoloso e Gaetano, che è un amico di mio padre, disse a mio padre: senti, io vado a funghi, ma non fa venire nel bosco. Qua viene a pioggia, ci pigliamo un temporale, ci facciamo un acquazzone, ci pigliamo un acquazzone, ci bagniamo tutti. Mio padre disse: senti, ma Gaetano, ma è così bello andare nel bosco a piare i funghi? Che dobbiamo fare sotto casa a piare i funghi? Andiamo nel bosco, ci divertiamo, facciamo una bella passeggiata. No, no, il segretario, guarda, Gino, avviati, io me ne vado sotto casa. Mio padre andò a cercare funghi e Gaetano sotto casa si avviò. Io mi ricordo a un certo punto che dai faggi partirono gli uccelli, proprio un volo degli uccelli, e poi sentì Gaetano gridava: aiuto, venite, correte, venite, correte, venite, aiuto! E corremmo tutti e io lo vidi, non lo ricordo benissimo, un fagottino, cioè un corpo sotto il faggio con un rigagno di sangue. Ma chi si è buttato? Si è buttato da coppa a basso, è caduto dal faggio, era Roberto. Tentammo di alzarla, poi disse: no, ma per carità, non pendere, può essere rotto da qualche parte, sembrava svenuto. E insomma, niente, arrivò la macchina del padre, la madre di Roberto, lo misero in macchina e lo portammo via. Si è buttato dal faggio. Ma perché si è buttato dal faggio? Cominciammo un po' a ragionarci. E mia mamma chiese informazioni in giro, mia mamma è molto brava a chiedere informazioni in giro ed accoglie un sacco di voci, e disse: guarda, questo non si è buttato, non è caduto, è proprio buttato, questo ragazzo è la seconda volta che tenta il suicidio, ma voi non vi siete mai accorti, state insieme da 2 anni, sempre assieme, ma com'è che non vi è mai venuto il dubbio che questo ragazzo tende al suicidio? Nessuno disse niente. L'estate finì, andammo via. L'anno dopo io non andai, perché fui rimandato in 4 materie, quindi passai l'estate a casetta a studiare. L'altro anno dopo andai, ma non c'era Roberto. Un altro anno ancora andai, ma mi ero fidanzato con una ragazza più grande, eravamo tutti cresciuti. C'era anche Roberto, che aveva un tic molto strano, oltre che sputava continuamente per terra, così. Aveva comprato dei coltelli equilibrati e li lanciava nevroticamente contro i faggi. Alba non era venuta, poi sapemmo che si era messo con un altro di Napoli, vabbè, insomma sono passati tanti anni e poi ho perso di vista tutti. E a Caserta io torno spesso perché ci sono i miei genitori ancora, e una volta sono tornato a Caserta e mio padre mi ha detto: guarda, lo sai che i faggi sono tutti rovinati, sono tutti quanti ammalati? Non lo so, hanno preso una malattia molto strana, tutti gialli, guarda, fa proprio una pena al cuore. Mi disse mio padre: ma veramente, ma che è stato? Ma non lo so, guarda, è una malattia, ma vuoi venire a vedere? Tanto devo andare a chiudere la casa, guarda, vieni. E andammo, era autunno, era novembre, c'era, pioveva, poi man mano che salivamo la pioggia finì e c'era un sacco di nebbia. E la prima cosa che feci, andai sopra, mise un maglione, perché c'era un freddo. E dopodiché, sì, guardai i faggi, erano tutti quanti gialli, tutta la vallata che prima era rossa, di questi tempi era rossa, era gialla, gialla proprio malaticcia. E poi c'era la nebbia. E io scesi giù, guardai un po' la nebbia, poi la nebbia s'aprì e vidi dei cavalli che andavano su e giù, dei cavalli selvaggi. Mi misi a guardarli e notai a un certo punto che c'era un ragazzo, un uomo, che guardava i cavalli e lo riconobbe subito, lo chiamai un filosofo. Filosofo, non mi rispose, Roberto. E Roberto si girò. Aveva un maglione anni 80 anche lui. E disse: ma come mai stai qua? E vado, ho portato i figli. Mi disse: ma i figli? Sì, sì, 6. E i figli, Roberto, porca miseria. Sì, con 3 mogli differenti. Ma che stai dicendo? 3 mogli? Sì, sì, 3 mogli, 3 matrimoni, 3 divorzi. Guarda, spende tutti gli alimenti. Sono diventato povero, questo maglione è proprio il maglione che porta nella vita. Ma che hai fatto? No, sono diventato un manager, io faccio tutto molto in fretta, mi sono laureato, lavoro a Milano, sono diventato un manager e niente, mi sono sposato 3 volte e ho fatto 3 figli. Vuoi vedere le foto delle mie mogli? Fammele vedere. La prima donna era una modella, bellissima. Alla faccia, disse Roberto, molto bella. La seconda era bella, la terza era ancora più bella. E a un certo punto tornò a tolta la nebbia, ci avvolse, poi andò via e gli dissi: senti, vabbè, scusa, cioè, davvero scusa,
scusa, cioè, non siamo più sentiti, ma c'è cioè, uno scherzo scemo, scusa. A volte, disse, quando uno è giovane e soffre, diventa crudele e se la prende con le altre persone, con i più deboli, scusa. Lui disse, ma guarda, quei tre là, quei tre ragazzi là, erano dei falliti in partenza, io già lo sapevo. Pensa che Corrado ha aperto un negozio, ma subito è fallito, non c'è più una lira. Enzo, niente, Enzo vive ancora con i genitori. Sergio fa il tenente, ogni tanto lo sento, gli ho curato anche degli affari. E Alba, no, Alba non la vedi più. Guarda, se accende la televisione, sul canale 21, sta sempre lei, fa le sceneggiate napoletane, è diventata un'attrice, un'attrice di quarta categoria. E tu che hai fatto? Sì, guarda, io niente, sono diventato un ispettore agrario, lavoro al MIPA, faccio lo scrittore. Lo scrittore? Sì, faccio lo scrittore. E sei della forestale? No, 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 agraria, non forestale. E quindi non la sai la leggenda sui faggi? No, non la so. La vedi sta nebbia? Lo senti sto fuscio della nebbia qua? La senti? Sì, dissi, che cos'è? Non è nebbia. Questi sono i lamenti delle anime in pena. È una leggenda francese. Questa nebbia sono le anime in pena che si lamentano per una colpa che hanno ricevuto, un'offesa che hanno ricevuto. E stanno lì, su questi alberi, finché qualcuno non li libera. Io li ho liberati, loro. Il carbone, mi disse, se lo tieni sempre in mano, o ti brucio, ti sporca, tu devi lasciarlo cadere il carbone. E il carbone si porta via tutto, e le anime vengono liberate. Ancora nebbia, ancora due chiacchiere. E poi Roberto se ne andò. E io pensai, bene, adesso voglio soltanto sapere una cosa. Siccome eravamo proprio sotto il faggio da dove lui cadde, voglio sapere se si è buttato oppure è caduto. Allora faccio una cosa, salgo, perché se si è buttato vuol dire che in cima non ci stanno le iniziali, non ci è arrivato. Se invece torno iniziale vuol dire che è arrivato fino in cima e poi forse è caduto. E sono sceso sul faggio. Però, appena poco prima di arrivare, sono scivolato sui licheni, perché i faggi hanno questa simbiosi con i licheni, e infatti sono belli anche per questi, perché hanno una corteccia molto liscia con questi licheni verdi, e sono caduto. E ho preso una botta fortissima di schiena. E sono caduto sul tappeto erboso, meno male che ha attuito il colpo, ma sono stato 5 minuti morto senza respiro. Poi mi sono messo a quattro zampe cercando di alzarmi e ho visto un fungo porcino bellissimo, sotto casa proprio. E ho raccolto il fungo. L'ho portato a mio padre, il quale mi ha detto, non hai mai trovato un fungo in vita tua, ma proprio mo' di trovare un fungo. Vabbè, facciamo una cosa, facciamocela all'abbraccio. Ce lo siamo fatti all'abbraccio. E io ho pensato alla storia di Roberto, che volevo raccontare questa cosa, ma poi mio padre mi ha detto, senti, scendiamoci, perché fa freddo, e poi se viene la nebbia non si vede niente ed è difficile scendere. Poi sono passati molti anni e nel 2018 sono andato sul Pollino, che è un parco nazionale bellissimo. Nel Pollino ci sono i faggi secolari, meravigliosi. E la guida che ci ha portato fin là si è lamentato parecchio e diceva: io non riesco a portare la gente a vedere i faggi, non riesco a portare questa gente qua. Possibile che nessuno è interessato ai faggi? Ho detto: senti, ma facciamo una cosa. Ma tu la sai la leggenda francese che dice che se tu dici la tua colpa o la tua pena a un faggio, liberi la tua colpa, la tua pena e liberi anche le anime in pena che sono rimaste impigliate nel faggio? No, non la so. Ma facciamo una cosa, costruiamo una bellissima storia, la costruisco io, dove le persone vengono qua, prendono il faggio secolare o prendono il faggio che vogliono, sussurrano all'interno del faggio la propria colpa o la propria pena. E poi pian piano li raccontiamo e questa pena diventerà come una nebbia e sparirà.
e tu ti sentirai liberato. E la guida ha detto: mai sentito un'idea più bella di questa. Questa è l'idea che porterà un sacco di gente sul palco del Pollino. Dammi subito l'indirizzo, ha detto, il nome di telefono, ci dobbiamo sentire subito perché mi devi scrivere questa storia velocissimamente. Guarda, appena esci di qua, facciamo diventare il palco del Pollino, il palco della colpa e della pena e della liberazione. Bellissimo, bellissimo. Sono andato via, l'ho chiamato, non mi ha più risposto, sto ancora aspettando che mi chiami. E quindi la mia colpa e la mia pena l'ho detta al Faggio. Se sentite questo del Pollino, dite che Antonio sta ancora aspettando. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi. Questi bellissimi filmati sono stati realizzati dal gruppo Super Buddha, che ha curato questo allestimento meraviglioso. L'illustrazione del libro sono di Stefano Favarelli, che è un pittore, ha fatto delle incisioni di una bellezza. Faccio soltanto vedere quella del Faggio, che è di una bellezza. Ecco, io spero che poi Favarelli me le regali queste due o tre tavole. Guardate quanto sono belle. Quindi, insomma, questo libro, oltre a parlare della nave e degli ultimi marconisti, presenta queste bellissime illustrazioni di Stefano Favarelli. E niente, io rispondo a tutti, ci sono delle domande, anche quelle intime rispondo, tanto poi generalmente mento, quindi...